Alla base di questa ricerca c'è stato proprio questo ritrovarsi in un ambiente, se vogliamo, eurocolto, però non accademico, molto naturale, per cui tutto è venuto partendo da queste esperienze che mi erano proprie, per cui c'è stato anche un approccio, appunto, oltre che sentimentale, anche ormonale con questa musica, perché non è stata una ricerca oleografica, didascalica delle forme preesistenti napoletane conosciute in tutto il mondo, ma è il tentativo di uniformare tutto questo mio background, questa risorsa immensa, infinita, a un linguaggio contemporaneo adatto che si sposi, appunto, con le nuove tendenze europee. E Tom è quest'idea di casa tra le tante idee che, oltre a quelle reali, che possono essere, appunto, case di tempi passati, cornici di affetti, insomma, luoghi d'appartenenza, oppure mete ideali distanti che nei momenti di solitudine, appunto, sono stati quel traguardo a cui ogni musicista ambisce. Molto spesso nel caso della musica di tradizione afroamericana si immagina questi posti mitologici oltreoceano. Eppure nel mio caso invece è stato quasi il contrario, cioè da quel sentimento di allontanamento in realtà mi sono accorto che la mia identità come musicista l'ho ritrovata qui. Un'esperienza che per me è stata proprio formativa, importantissima, proprio dovessi definirla come uno dei momenti più importanti fin qui, insomma, della mia carriera, non da interprete attivo, ma da ascoltatore, che poi è una componente indispensabile e sottovalutatissima da parte degli artisti. L'anno scorso in Svizzera ho avuto la fortuna di vedere tantissimi concerti importanti che mi hanno proprio dato in prima persona cos'è la dimensione europea, quali sono le nuove tendenze, i nuovi ascolti, insomma, c'erano musicisti da tutta Europa. Uno di questi, Avishai Cohen, appunto, insomma, è stato una fonte inimmaginabile di guadagno proprio emotivo. Oltretutto sono stato anche fortunato perché alla fine del concerto, dove convenevoli, mi hanno anche invitato a suonare in jam session con loro e lì, dopo un momento iniziale chiaramente, insomma, vabbè, normale per i musicisti che fanno jam session, abbiamo usato uno standard, diciamo, non ho fatto altro che seguirli perché poi loro erano devastanti. Improvvisamente è successo proprio quello che poi io mi auguro che accada anche dal vivo quando riproporrò il mio album, cioè è successo qualcosa. Loro hanno fatto questa cosa totalmente estemporanea del loro repertorio sonoro e ho trovato tante affinità e mi sono proprio sentito catapultato in questa situazione emotiva devastante e oggi onestamente non riesco proprio a farne a meno. Infatti quando proprio sento che non c'è niente da dire non suono, lo faccio con molta più serenità rispetto a prima. Allora, la cifra stilistica del disco ovviamente è assolutamente etnico, folk, seppur ovviamente insomma utilizzo la forma del linguaggio di improvvisazione più contemporanea, però la matrice iniziale che mi ha ispirato è senza dubbio quella armonico-melodica napoletana, partenopea, che ovviamente ha un repertorio vastissimo e interessantissimo. Nel mio disco c'è sicuramente una componente ritmica molto presente ovviamente, perché bassisticamente per me è naturale immaginare il tutto come un insieme, come uno sviluppo ritmico della melodia. Non era la mia esigenza insomma mentale a suggerirmi una cosa difficile, astrusa, era una melodia che cadeva proprio con quei movimenti lì. Il materiale di confronto che ho avuto con gli altri musicisti è stato veramente un aspetto, una componente proprio imprescindibile per dare a questo lavoro una dimensione europea, anzi addirittura mondiale, non fosse altro per confini geografici, perché il batterista vive a New York e ovviamente insomma risente tutta quella temperie culturale di quel posto, quindi è stato interessantissimo il suo contributo, insomma, Francesco Ciniglio, appunto, di sentirsi partenopeo, però arricchito da questo background d'oltreoceano. Stessa cosa Oltremanica, Alessandro Liccardo, il chitarrista. Mirko De Maio, insomma, ha vissuto tanto tempo a Los Angeles, alle Mai, quindi insomma c'è stato veramente un mix di tanti elementi che hanno dato naturalmente, con molta naturalezza, una dimensione molto più ampia di concetti, di contenuti. Napoli è sempre stata una città prolifica, lo è tutt'oggi. Io mi sento dire assolutamente che noi abbiamo un movimento importante, contrariamente a quanto si sente dire in giro che questa sia una città difficoltosa. In realtà continua a produrre e produrrà continuamente arte, perché è un'esigenza spontanea, insomma. Troppo spesso sento delle lamentele da parte di colleghi che anche giustamente insomma ribadiscono quanto sia difficile collocarsi, quanto sia difficile trovare spazi, quanto sia inadeguato, quanto sia tutto molto complicato. In realtà io ho avuto delle esperienze anche in altri posti e devo dire che poi non abbiamo niente da invidiare a nessuno, cioè, non lo dico soltanto per una rivalsa sociale, insomma, che poi finisce lascia il tempo che trova. Lo dico perché noi non dobbiamo far altro che produrre. L'aspetto che manca, e questa è veramente la mancanza, è organizzare tutto in una maniera più sistematica, che ovviamente non fissi dei paletti contenutistici, delle barriere, ma che semplicemente ci sia molta più collaborazione, che tutta questa produzione serva alla comunità e non siano solamente quelle eccellenze che questa città produce, però rimangono dei casi isolati che quasi vengono e si sentono emarginati rispetto al movimento che invece è importante. Il disco io spero, anzi sento assolutamente imprescindibile, sento necessario il tentativo da parte mia almeno di provare a portarlo in giro, perché come ho detto all'inizio è vero che ho recuperato una mia identità sonora, anche insomma appunto spirituale, collegandomi un po' con i miei ambienti, con i miei spazi, recuperando certe cose insomma che prima erano soltanto delle tracce un po' incompiute dentro di me, però vedo assolutamente importantissimo e necessario quello di offrire questo ad altri paesi che hanno altre tradizioni sonore. E oltretutto mi sono reso conto ogni volta, quelle poche volte che sono riuscito a suonare insomma oltre i confini italiani, quando si suona qualcosa delle nostre parti. E questo sarà possibile con questo lavoro. Tra il pubblico ci sono sempre facce quantomeno di sorpresa, quindi credo che sia possibile far accadere ogni volta qualcosa.